Salve care amiche ed amici, qui il vostro amico Sant'Enchan in una breve rubrica letteraria presentandovi altri libri balenghi di quelli che piacciono tanto al nostro caro amico Pietro Trevisan, che mi scuso di avergli cambiato il nome alla fine nell'altro episodio, perché la prima volta credevo di sbagliarmi e l'ho chiamato col nome giusto, Pietro. Poi ho continuato a chiamarlo Marco e chissà perché Paolo. E si vede che è una reminiscenza di Pietro e Paolo, no? Per cui se non sei Pietro, sei Paolo. Ciao Pietro, come va? Ti presento altri libri e balenghi e vediamo se ce li hai. E se ci puoi dire qualcosa in merito. Il primo è di Brennan, I rituali satanici del Terzo Reich. Solita minestra di dettagli scontati, stile New Age, che non aggiungono nulla alla comprensione del Terzo Reich, perché i crimini del Terzo Reich sono stati ben più seri di culti satanici. Io ce l'ho in fotocopia e leggiamo il Führer profetico, poteri misteriosi, il mago di Vienna, maghi dell'epoca vittoriana, influenze esoteriche, l'iniziato oscuro, che sarebbe niente di meno che Gurdjieff, le radici della malignità, del male, Thule, simbologia sinistra, il mago di Siberia, il reico culto, il gesuita negro, l'ordine della calavera, del cranio, diciamo, del teschio. Bene, prevalentemente questo è mischia, come molti del tema esoterico, realtà con finzione. In pratica ti inizi a parlare di eventi storici, però a un livello molto confuso, per poi arrivare a delle conclusioni da Pulp Fiction. Quindi, come dire, non c'è nulla di coerente e di concreto. Se volete passare 5 minuti in allegria, leggetelo. Qualche nozione storica vera ce l'avrà. E sono per lo più i libri che anche la Mediterranea pubblica, come i libri dell'occulto, del mistero. Io non so perché le edizioni mediterranee, oltre a produrre dei libri buoni, produca anche dei libri come questo che vedremo dopo. Quest'altro è di Jean-Michel Angebert, Hitler e la tradizione catara, che collega il nazismo con esoterico relazionato con i catari di Languedoc. Anche questo è stato pubblicato dalla Mediterranea, io invece ho una fotocopia in spagnolo. Un libro più balengo di questo non esiste per me. Mischia tutto, mischia la storia, crea delle fantastorie. È difficile fare una sintesi, perché soprattutto prende appiglio da alcune parole, da alcuni fatti, e parte per la tangente inventandosi cose che non esistono, creando assonanze inesistenti. E più che un libro istruttivo, è un libro diseducativo, perché chi crede in queste cose poi non crede più nella realtà storica. Trovare un indice magari. Parla di Otto Hahn e la crociata contro il Graal, poi si divide in due parti dopo l'introduzione,
di Otto Rank e il Graal. La prima parte in pratica parla di tutte cose storiche senza nessun nesso con il titolo del libro, che è Hitler e la tradizione catara. In un primo tempo parla di tutta la storia antica, la gnosi, i centri di iniziazione, il mito delle origini, e poi nella seconda parte invece parlerebbe del nazismo e delle sue origini segrete. Io non sono riuscito a collegare le due parti perché non hanno nessuna attinenza. Sono due piani dell'opera totalmente divisi ed è un'opera un po' schizofrenica. Cerca nella seconda parte di trovare dei nessi con la storia del passato e non ci riesce, la verità. Quindi, se avete comprato questo libro, se lo volete comprare dell'edizione Mediterranea pubblicato in Italia di Jean-Michel Angelbert, Hitler e la tradizione catara, è divertente, soprattutto per sapere nella prima parte qualcosa di storia vera. Ma nella seconda sono delle balle, un libro anche questo balengo. Sempre a questa tradizione si ricollega questo libro di Trevor Ravenscroft, Hitler, la cospirazione delle tenebre. Questo è addirittura più classico nelle baggianate che spara, la lancia del destino, Lohgrim. Il talismano della rivelazione, l'uomo che era suave fra le gambe, no? La sangue e le ceneri. Beh, grosso modo è lo stesso livello di pattume concettuale che c'è in Hitler della tradizione catara, soltanto che ci aggiunge più nessi con l'occultismo della Blavatsky, massoneria, cristianesimo esoterico, eccetera eccetera. Credo che sia interessante da leggere perché l'ho letto, ma quando ero giovane, circa 10 anni fa, non ero tanto giovane, avevo 35 anni, però cioè, ti rendi conto che stai leggendo delle balengate cosmiche, però interessante, però non è nulla di storico, quindi poi c'ho un terzo libro sul tema che lo vado a prendere. Sono ritornato dalla biblioteca, oggi filmo qua per la gioia di Pietro Traversi e di tutti quelli che si occupano di libri balenghi. Questo è il meno balengo di tutti, Le origini occulte del nazismo di Aleau. Però che come gli altri due o tre di prima, questo quarto libro, anche se il migliore, edito dalle Mediterranee, che io ho nell'edizione in italiano delle Mediterranee, sì, anche questo c'è la stessa struttura concettuale. Si divide in varie parti. In pratica la prima parte, l'illuminismo germanico, cioè anche se non va alle origini dei tempi, la preistoria, i catari e tutto, però diciamo che è una storia pre-hitleriana, cioè pre-nazista, da pagina 35 a pagina 111. Poi, da pagina 127, credo, a pagina 215, anzi 295, narra quella che sarebbe la storia hitleriana e tutte le conoscenze occulte. La medianità di Hitler, canti di morte, miti del sangue, eccetera.
prima invece parlerebbe della storia tedesca iniziatica preitreriana. In pratica questo è quello meglio scritto. Invece i rituali satanici del Terzo Reich di Brennan è l'opera più sensazionalistica, perché mette demoni, diavoli, streghe, un casino. Questo è quello più gnostico, Hitler della tradizione catara, però in pratica anche qui magari ritorna alle origini della storia del Mediterraneo, e poi la seconda parte è destinata alla storia presumibilmente dell'occultismo nazista. E questo è anche un grande delirio, Hitler la cospirazione della Tinieblas, che in Italia mi sembra che è stato tradotto come Hitler e la lancia del destino. Allucinante. E questo è quello migliore. Se lo volete leggere, leggetelo. È molto bello, perché soprattutto parla molto della storia tedesca, ma da qui a giustificare o spiegare il nazismo come un fenomeno occultistico e cultuale, mi sembra, per me è stato un crimine politico, non c'ha nulla a che fare con le spiegazioni esoteriche ed occultistiche. Non so fino a che punto i nazisti siano stati occultisti, incluso di superiori sconosciuti, non so, filosofi attraverso il fuoco, la Rosa Croce e l'alchimia, mettono assieme tante cose questi autori, il profetismo illuminista della riforma, mettono insieme tante cose, il Führer e l'Islam, non so, forse qualcosa in questo libro si trova, di René Alleau o Alleau, le origini occulte del nazismo. Però ecco, molto preso per i capelli i concetti, e con le pinze, l'illuminismo germanico. Io sono molto scettico, sono razionalista agnostico. La Rosa Croce e l'alchimia, il profetismo illuminista della riforma, aspetti della cavalleria mistica occidentale ed orientale. Forse, ecco, interessanti sono quello che si dice, gli esercizi spirituali di von Zenbottendorf, qualcosa. Però non so se se ne parla in questo libro. Credo che sia in questo. Si sa che von Zenbottendorf aveva introdotto degli esercizi dei massoni turchi, come diceva. Però ecco, adesso non mi ricordo dove l'ho letto. Io vorrei indagare in internet circa gli esercizi che presumibilmente avrebbero fatto parte della massoneria e che ha turca e che ha introdotto von Zenbottendorf nella Thule Geistesfalt. Però sono leggende. Cioè, poi non credo che siano cose determinanti alla ora di risolvere quello che è stato l'enigma del nazismo. Sono molto scettico circa queste cose. Vediamo. Beh, ecco, vi prometto di indagare sugli esercizi esoterici della massoneria turca che avrebbe introdotto Guido von List e von Zenbottendorf
nel pragmatico partito NSDAP. La Tulle che Stefalt 39 e tipo politica di ecco qua, gli strani esercizi mistico magici di Rudolf von Sennbottendorf 157, che era un avventuriero. Mein Kampf, Corano e la matita verde, gli strani esercizi mistico magici di Rudolf von Sennbottendorf. Le scienze esoteriche e le dottrine segrete furono studiate da Hess e da altri capi nazionalsocialisti, come ad esempio Himmler, non per superficiale curiosità, ma con il preciso scopo di utilizzare queste conoscenze nella cornice mistico-politica di una rivoluzione che avrebbe voluto anche essere una nuova rivelazione religiosa, un profetismo razziale conquistatore. Sulla scrivania di Himmler si trovavano sempre tre oggetti che conosciamo grazie allo storico Petit Frère, l'edizione di lusso del Mein Kampf, un esemplare del Corano e la preziosa matita verde. Così cara sembrerebbe a molti capi dell'NSDAP. Gli oroscopi segreti, il buddismo... lo yoga di von Sennbottendorf. Cercherò qualcosa in internet circa lo yoga di von Sennbottendorf, che aveva fatto uno yoga delle rune. Magari Pietro Trevisan, se tu sai qualcosa circa ciò che praticava Rudolf von Sennbottendorf, fammelo sapere. Poi questo è invece un libro valenghissimo. Valengo Valengo di Laura Secca, non che lei sia valenga, lei è la traduttrice. È venuto anche con un audio cassetta di 45 minuti in omaggio. L'ho comprato verso la fine degli anni 90. Sandhya, preghiere e mantra dell'ashram di Sai Baba. Inutile dire che è una cappellata di libro. Io da quando l'ho letto non ci potevo credere a com'era scritto, una grande cazzata. Ve lo sconsiglissimo, anche perché è una compilazione di mantra e di bhajan dell'induismo convenzionale in onore a Sai Baba. Quindi è un libro superfluo, che mi è costato 25.000 lire. Meglio leggere qualcosa dell'induismo classico, dell'Upanishad, dei Rig Veda, del brahmanesimo. Questo, e vabbè, adesso che ce l'ho magari ogni tanto vedrò di leggerlo. Però sono tutte preghiere a Sai Baba. Così finisce la mia razione di libri valenghi. Ecco, Pietro Trevisan, tu sai qualcosa circa Liesker, che è stato il teorico, secondo i più conoscitori delle teorie esoteriche del nazismo? Ilskler o Liesker? Perché io già so qualcosa di Guido von Linz, di Guido von Lanz e di Sennbottendorf, però mi sfugge Ilskler o Liesker chi era, quell'eminenza grigia che ha accompagnato molti gerarchi nazisti al patibolo a Norimberga, ma lui non è stato condannato. L'unico vestito di civile fra gli ufficiali delle Annenerbe. Se sai qualcosa, poi io magari ti scriverò meglio il nome. Ilskler o Liesker, non so. Allora qui il vostro Saint-Jean che vi saluta dopo questa breve rassegna di libri valenghi. Ciao!
e mi raccomando, votate mi piace ed iscrivetevi al canale e se potete fate clic nel banner pubblicitario.